Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenute nuovamente sul canale, benvenute a questo Get Ready With Me. Infatti sarà un Get Ready incentrato principalmente sugli occhi, sulla palette, sul blooming di Nabla. Per cui io spero che questo video vi possa piacere, vi tenga un pochettino di compagnia, magari fatemelo sapere giù appunto nei commenti. E quindi vi lascio la mia faccia semi struccata. Eccoci ritornati qui, oggi vi risparmio la faccia struccata totalmente. Ma già ho fatto base, blush e tutto il resto, mancano solo le sopracciglia e gli occhi. Come già vi avrò anticipato dall'inizio, la palette che proveremo oggi è questa, ed in particolare il primo look che avete visto su Instagram, che vi è piaciuto veramente tanto. Come al solito, primer, questo di Smashbox, il 24 Hour, che a me piace veramente tanto, ed andiamo ad applicare ovviamente su tutti e due gli occhi. Che cosa è successo in questo periodo? Fondamentalmente ho avuto problemi di connessione, questo già l'avrete intuito, ho avuto tanti e tanti problemi di connessione, del tipo che ringrazio la Vodafone e i suoi 10 giga perché altrimenti sarei fuori dal mondo. Prendo Camomile e inizio appunto a sfumare perché è troppo scuro per andare a uniformare la palpebra. Per fortuna appunto adesso ho un piano che mi consente appunto di connettermi e connettermi comunque velocemente. Come sapete io prima caricavo i video anche in 24 ore. Cioè video appunto anche di 10 minuti caricati in 24 ore era appunto assolutamente impensabile. Adesso dovete considerare che in 20 minuti riesco a caricarli, tanto che non mi sembra nemmeno appunto vero. Che altro il problema qual era? Che avevano staccato un filo nel condominio in cui abito, per cui la connessione non c'era totalmente, però per contattare il gestore telefonico o spendevi 5 miliardi di euro per parlare con loro, se mandavi dei messaggi loro non ti rispondevano perché ovviamente sapevano del cambio viato, quindi non gliene fregavo assolutamente niente, e quindi tutto ciò praticamente per dirvi che i vecchi gestori se ne sono praticamente fregati. I nuovi gestori litigavano per avere il nuovo contratto, quindi ci hanno fatto quasi una truffa, ci continuavano a truffare dicendo che mancavano dei dati, però in realtà si rubavano i contratti tra di loro e quindi questo contratto slittava sempre. Insomma, un casino che finalmente si è risolto. Cioè si è risolto dopo un mese, ma per fortuna si è risolto. Nella piega ho messo Bolero, sempre di Nabla, in modo tale che gli diamo una sfumatura molto più calda. In questo periodo lontano magari da YouTube mi ha fatto vedere innanzitutto quali persone sono realmente affezionate, perché veramente ragazzi alcune di voi si sono preoccupate per me, perché ovviamente non vedevano più video caricati, abituate a vederne almeno due a settimana, mi ha fatto veramente tanto tanto piacere. Quindi nonostante comunque mille impegni, nonostante appunto il fatto di aver avuto mille impegni, mille scadenze, mille cose da fare, sono qui di nuovo. Con meno presente, lo ammetto, ma adesso voglio ricominciare assolutamente, in particolare con i Get Ready, perché so che vi piacciono, so che vi sono molto utili e quindi magari vi riescono ad aiutare meglio. Nel frattempo prendo Flowery e lo vado a sfumare sopra. Sono usciti tantissimi prodotti, però ho acquistato poco, cioè che poi accumulando tanti prodotti, alcuni prodotti mi sono stati inviati, altri prodotti invece che ho acquistato io di skincare, alcune palette più economiche. Come potete vedere Flowery è bellissimo e a parte aver raffreddato appunto il tutto è veramente tanto pigmentato, cioè a me piace da impazzire, veramente veramente tanto. E me lo sono portato sia sulla piega, come potete vedere ora sono totalmente diversi. Infatti questa palette vi ho detto sempre che è una palette per me magica, che significa che è una palette in cui i colori si sfumano tantissimo, con la sovrapposizione dei colori cambiano veramente tanto e soprattutto danno nuove sfumature. Cioè se voi adesso la renderemo sicuramente più calda, però se voi volete giocare con questa palette sovrapponendo i colori, sovrapponendo soprattutto le texture diverse, si ha una resa assolutamente diversa. È veramente veramente bella, sono colori che si fondono tra di loro perfettamente, alla perfezione, e mi piace tanto. L'unico appunto che io voglio fare di questa palette sta nei due colori, che sono Anemone e il colore invece più glitterato, ovvero Honey Trip. Allora, questi due hanno una texture diversa. Anemone, swatchandolo, è molto 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 bello.
Assolutamente. L'unica cosa è che quando andate a sfumare un po' si perde, quindi dovete costruirlo. Mentre ho nei drip, per esempio sull'angolo interno, io ancora non sono riuscita a renderlo in maniera decente perché ha questa consistenza un po' granulosa, che bisogna appunto schiacciare le pepite per far uscire ancora di più il colore, quindi io lo uso tamponato oppure direttamente sulla palpebra, altrimenti non rende poi appunto così tanto, almeno nell'angolo interno, cioè non ho trovato un pennello in grado di schiacciare queste pepite per renderlo appunto al meglio. Gli altri colori invece della texture, che dovrebbe essere appunto la texture metallica, vado a prendere un attimino un po' di bolero e me lo vado a portare appunto al di sopra per riscaldare un altro po'. Altri colori metallici sono belli, veramente tanto tanto belli, con la differenza di texture rispetto appunto agli altri due, perché si stendono bene. Io vi consiglio sempre di applicare questi colori con le dita perché si scaldano meglio e quindi avranno anche una resa appunto assolutamente diversa e migliore. Adesso andiamo ad applicare nell'angolo esterno anemone. Andiamo ad applicare con un pennello più piatto in modo tale da riuscire appunto a rendere di più. Come già potete vedere appunto dall'applicazione, non sembra così intenso come in cialda, come dallo swatch, ed inoltre se per alcuni di voi sembra quasi appunto blu, per me è viola, sul mio occhio almeno è viola, totalmente viola. E quindi bisogna lavorarlo, comunque anemone è un colore che bisogna lavorare. E anche anemone comunque io vi consiglio, per renderlo meglio, di andarlo a applicare col dito. Infatti, se io lo vado a prelevare col dito e lo vado appunto a stratificare ancora di più, rende sicuramente meglio. Nella sfumatura, sinceramente, non mi fa totalmente impazzire perché non rende tantissimo, non rende quanto in cialda. Perché comunque bisogna lavorarlo tanto affinché possa essere presente e rendere come in cialda. Con la sfumatura, come potete vedere, si perde un pochettino, quindi è un colore che bisogna lavorare. Per prendere un altro po' di colore caldo, me lo vado a portare in modo tale da rendere la digressione appunto uniforme, tanto più uniforme possibile, anche se l'anemone non è facilissimo nemmeno appunto da sfumare, soprattutto nella piega, cioè crea un po' di stacco. Dopodiché, dalla stessa palette, prendo Philosophy, un ombretto spaziale, cioè io non potevo mai aspettarmi da questa palette un ombretto del genere, però come potete vedere è un colore luminosissimo, molto 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 bello. Anche lui conviene utilizzarlo o con le dita oppure bagnato, perché rende sicuramente di più, è molto più bello, e ogni volta che uso Philosophy in questo look, Philosophy tira fuori dell'azzurro che in realtà in cialda non c'è, perché l'ho utilizzato anche in altri modi e rende più sul verdino, mentre ogni volta che faccio questo look, ed è la seconda volta che lo rifaccio, come potete vedere è più sull'azzurrino, quindi incredibile. Per questo io comunque le prime volte che provavo questa palette dicevo che questa palette era assolutamente magica, perché i colori sono diversi da quel che appaiono. Assolutamente, un colore del genere che sembra un azzurro brillante non corrisponde tantissimo al colore della cialda, così come appunto molti altri ombretti, vedi anche anemone. Quindi se da un lato può essere comunque un vantaggio il fatto che utilizzandolo come transizione sia assolutamente diverso rispetto appunto la cialda, dall'altro forse potrà deludere anche le vostre aspettative perché vi aspettavate un colore e poi ve ne ritrovate un altro. Devo dire che soprattutto questi metallici utilizzati in combo, utilizzati appunto in combo con altri ombretti con base appunto diverse, giocandoci tantissimo, sono veramente veramente belli, cioè sinceramente danno quel quid in più all'ombretto, alla transizione appunto di colori, che non mi dispiacciono. La palette è comunque molto versatile perché potete ricreare dei look che siano o caldi o totalmente caldi, portabili, totalmente freddi e pazzerelli, come quello che comunque oggi vi sto facendo, che mi sa molto di fatina. Io ogni volta che provavo qualche look un po' diverso, un po' particolare da uno smokey eyes oppure da dei classici comunque colori caldi, sembravo una fatina volante, secondo me la palette delle fatine, perché già questi colori di transizione più sul verdino, sull'azzurrino, con questi riflessi mi danno questa impressione. E la cosa che sento tantissimo mancare in questa palette è un ombretto panna chiaro, perché per la mia carnagione camomile è troppo troppo scuro, è troppo appunto giallastro, quindi non riuscirei a fare le mie sfumature tranquillamente solo
con questa, solo con queste palette. Passo un attimino un altro po' di bolero. E a riscaldare un pochettino appunto la sfumatura. La matita nera oggi usiamo la Scandalized Rimmel e la mettiamo all'interno dell'occhio e un pochettino all'esterno. Questa matita è più morbida rispetto a quella di Essence, ma non è sinceramente al suo livello perché non si fissa tantissimo. Infatti voglio cercare di smaltirla proprio perché non si fissa tanto, almeno sul mio occhio, tende poi a colarmi e sbavarmi nel corso della giornata. Vado a prendere Anemone nuovamente e vado a metterlo sotto, ad applicarlo sotto, congiungendo rima inferiore e rima superiore in modo tale da dargli continuità. Ho messo un po' di Filosofi sotto e adesso andiamo ad applicare un velo di Honey Drip, in modo tale che io riesca a farvi capire più o meno che cosa intendevo prima, e lo vado a prendere con un pennello che sinceramente per me è quasi inutile, però per applicare questi ombretti non è per niente male. È la prima volta che lo applico in questo modo e vi devo dire che ho trovato forse il pennello adatto per questo ombretto perché si è steso bene e si è quasi schiacciato. Ed inoltre è pazzesco, cioè si vede veramente solo lui. Honey Drip ovviamente l'ho utilizzato anche come illuminante ed è la cosa meno sobria che io abbia provato in tutta la mia vita. Veramente è l'illuminante meno sobrio, ma allo stesso livello talmente tanto bello che io abbia mai provato. Soprattutto alla luce artificiale lui è pazzesco. È veramente, veramente tanto glitterato, ovviamente se avete i pori dilatati è proprio perfetto, assolutamente, questo ve lo devo dire. Però comunque adesso non so cosa si vedrà mai, però è veramente, veramente tanto, tanto presente. Passiamo al mascara. Sono passata da MAC, ho fatto un po' di danni, ma la cosa più bella, o meglio una delle cose più belle che mi è piaciuta è stata questa mini taglia di mascara. Non ho mai provato un mascara MAC, questo è il mio primo mascara e infatti ho voluto provare giusto la mini taglia per vedere se realmente il prezzo corrisponde alla qualità. E la mini taglia False Lashes Extreme Black è mascara volume e curvatura. Innanzitutto ha questo scovolino qui, è conico ma abbastanza stretto, quindi non mi acceco. È un mascara che la prima volta che l'ho utilizzato ho detto meh. La seconda volta che l'ho utilizzato ho detto me per la seconda volta perché sinceramente non mi entusiasmava. Dalla terza volta in poi invece è stato amore. È stato amore perché? Perché è un mascara abbastanza nero, un nero intenso, non tantissimo, sinceramente ci sono dei mascara di Essence molto più neri, questo lo ammetto, però appunto è un mascara che separa tantissimo in curva e allunga. È un compromesso appunto tra il volume, la lunghezza e comunque l'intensità delle ciglia. Non sarà il mascara più nero che io abbia mai provato, non è il mascara forse più allungante che io abbia mai provato, però comunque mi piace tantissimo perché separa, allunga e dà un bel effetto alle ciglia, cioè le mie ciglia finalmente si vedono solamente con lui, anche se ieri ho provato lui più il mascara di Mesao del Mega Lash e la combo è spaziale perché mi piacciono veramente veramente tanto. L'unica cosa di questo mascara è che non è waterproof. L'unica cosa di questo mascara è che se piangete è una cosa terribile perché diventate praticamente peggio di un panda. Lo consiglio alle piagnucolone oppure alle lacrimatrici seriali come me, assolutamente. Solamente una volta mi sono trasformata in un panda, ma lasciamo perdere i motivi. Se l'avessero fatto waterproof, secondo me era instruccabile. Io credo che l'abbiano fatto con questa texture perché già comunque si strucca con difficoltà. Io devo utilizzare almeno due dischetti per struccarlo appunto alla perfezione e ogni tanto mi rimangono anche dei residui, effetto che mi piace tanto e questo si era già capito. Non è un mascara morbidissimo, cioè le ciglia non sono elastiche così come per esempio nel Mega Lash oppure alcuni mascara di Essence di cui già vi ho parlato. Comunque l'effetto lo tiene su, non cadono dei grumi durante il corso della giornata. Adesso io sto buttando 18 kg di mascara ogni volta che parlo con voi. Se non metto il mascara per 20 minuti di fila non siamo mai contenti. E le vado a mettere anche nella porzione inferiore. È vero che comunque la mini taglia non conviene tantissimo. Io credo che
il prezzo pieno del mascara sia sui 24 euro, 25,50 euro forse. Comunque mascara di MAC si aggirano intorno a questo prezzo. La mini taglia è comoda perché? Perché consente di poter utilizzare e provare un mascara, anche se solitamente alle mini taglie non corrisponde mai l'effetto vero e proprio del mascara in full size. Basti pensare al Too Faced. Quindi, se magari questo in tre applicazioni poi mi ha dato l'amore, appunto, e la gioia, quello in full size magari ve lo può dare quando si è seccato un altro po'. Quindi, sinceramente, lui lo promuoviamo. Una volta che ho fatto già le sopracciglia off camera, andiamo ad applicare Rock and Nude di Nabla. Questo non è un periodo molto felice per Rock and Nude, che è assolutamente mezzo sciolto. Secondo me comunque ci sta veramente veramente bene. Spero che questo video vi sia piaciuto e sempre se viva, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!